Almaweb è una società che opera nel settore dell'intelligenza artificiale e del data management. Abbiamo sviluppato sin da 12 anni una piattaforma di tecnologie estremamente vasta che spaziano dal natural language processing, quindi l'analisi del linguaggio in forma testuale o vocale, strumenti di gestione, interazione delle conversazioni da adottare verso utenti, clienti e cittadini, algoritmi di intelligenza artificiale, tutta questa tecnologia tradotta in prodotti proprietari e da ultimo appunto in una piattaforma modulare che consente di attivare differenti funzioni all'interno delle organizzazioni, sia per interpretare le informazioni e i dati, ma anche appunto per interagire con i propri utenti, con i cittadini, con i clienti. Gli ambiti di applicazione di queste tecnologie sono ormai i più vasti, quindi si opera dal settore della pubblica amministrazione per portare efficienza, per portare qualità e trasparenza nei servizi, accessibilità, per arrivare al tema della transizione ecologica e dunque l'ottimizzazione usando l'intelligenza artificiale degli sprechi, ad esempio della nostra risorsa idrica, l'intervento, l'ottimizzazione degli interventi, per arrivare al settore del turismo, un settore per noi molto strategico e dunque prevedere i flussi, analizzare i dati, comprendere il sentiment di coloro che viaggiano in tutti i paesi del mondo, in realtà non soltanto nel nostro, per una migliore pianificazione delle destinazioni. Ancora c'è il settore delle care, con tutte le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale per rivoluzionare i modelli, ad esempio nell'ambito della telemedicina e dunque dell'assistenza alle persone all'interno della loro casa, della loro abitazione, sulle differenti tipologie di patologia clinica. Il settore finance, il settore dell'industria, l'agricoltura, tutti i settori stanno subendo una importantissima trasformazione guidata dalle nuove tecnologie, in particolare dalle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Almawave prova a applicare questo tipo di valore all'interno di questi settori. Perfetto, sono argomenti molto importanti anche perché di telemedicina, per esempio, se ne parla tantissimo anche nell'ambito del PNRR, quindi sono cose strategiche, assolutamente di sviluppo, soprattutto nell'ottica di un invecchiamento, diciamo così, demografico della popolazione, no? Tutto. Assolutamente corretto. Diciamo che gli ambiti che ho menzionato vedono molte interessenze con il PNRR, quindi con le missioni del PNRR. Chiaramente queste nuove tecnologie, che sono un volano straordinario per la digitalizzazione, rappresentano una grande potenzialità in tutti questi contesti, quindi senz'altro sì, sono tutti ambiti importanti, alcuni di essi particolarmente sensibili, come quello che abbiamo citato, e che dunque prevedono particolare attenzione, particolari percorsi di validazione delle cose che vengono sviluppate in un'ottica non soltanto tecnologica, ma anche appunto di comprensione e di conoscenza del contesto specifico. Perfetto, alla luce di quello che abbiamo detto, come sta andando il 2023 e come si immagina il 2024? Il 2023 sta avendo un percorso positivo, quindi stiamo continuando ad evolvere la nostra crescita di mercato, non soltanto in Italia ma anche all'estero. In particolare, devo dire, particolarmente interessanti sono i casi che siamo riusciti a sviluppare in Africa, ad esempio in Tanzania, ma anche in Zambia, e quindi la possibilità di portare le nostre tecnologie, il nostro know-how e anche le nostre competenze sui dati in un mercato che sicuramente ha una potenzialità di espansione notevolissima, ma non solo in quel contesto. Nel caso di Almawave sono diversi i mercati nei quali stiamo operando. Il 2023 quindi è un anno di sviluppo, è un anno di crescita e chiaramente la nostra idea è quella di continuare a portare avanti questo percorso di crescita, di rafforzamento del nostro know-how, di progressiva, costante arricchimento e diversificazione delle nostre competenze e capacità nei diversi settori verticali attraverso la crescita organica,
e dunque il percorso lineare che l'azienda sta seguendo, ma anche valutando eventuali opportunità di M&A coerenti con la nostra strategia. M&A concentrate in Italia o vedete anche un po' all'estero? Vediamo anche all'estero, senz'altro tra gli elementi di valutazione delle opportunità, oltre alla consistenza e alla sinergia strategica che queste opportunità debbono esprimere rispetto al nostro percorso di riferimento, c'è anche l'elemento di internazionalizzazione come valore ulteriore per portare Alma Wave ad un mercato sempre più ampio di riferimento, ad un potenziale sempre maggiore su scala globale. Perfetto. Siamo stati con Valeria Sandei, amministratore delegato di Alma Wave. Grazie tantissimo. Grazie mille.